Benvenuti o bentrovati sulle orme degli animali. Nel video precedente abbiamo visto com'è fatta una medusa e come vive, ma non abbiamo detto una cosa molto importante, e cioè che cosa sia realmente una medusa. Senza alcun dubbio si tratta di un animale acquatico, ma se vogliamo essere più precisi non possiamo trascurare il fatto che in realtà la medusa è solo la fase intermedia di un ciclo vitale, e nello specifico del ciclo vitale della maggior parte degli cnidari o gelenterati, un filum composto da due forme di esseri viventi: le meduse, che come abbiamo visto si muovono libere nelle acque, e i polipi, che invece sono organismi bentonici, cioè che vivono ancorati ad una superficie. Attenzione però a non confondere i polipi con i polpi, cioè con i famosi molluschi dai lunghi tentacoli che nulla c'entrano con loro. Quindi, riassumendo, le due fasi del ciclo vitale dei gelenterati sono polipo e medusa, e adesso vedremo come si avvicendano fra loro. Nei polipi la riproduzione è asessuata, cioè si dividono dando vita o ad un altro polipo che si insedia accanto al precedente, oppure dando origine alle efire, che invece si liberano nell'acqua e man mano che crescono assumono la forma delle meduse adulte che noi tutti conosciamo. Le meduse, invece, si riproducono per via sessuata, ovvero attraverso il rilascio nell'acqua di gameti. Le femmine liberano le uova, mentre i maschi rilasciano gli spermatozoi che le fecondano. Dallo zigote che ne risulta si sviluppa la planula, ovvero una larva piatta e ciliata, in grado di piccoli movimenti nell'acqua. Le planule possono trasformarsi direttamente in efire, diventando quindi nuove meduse, oppure possono depositarsi sul fondo del mare e crescere come polipi, e il ciclo ricomincia. Dopo essersi riprodotte, le meduse muoiono naturalmente per senescenza. L'unico caso eccezionale è rappresentato da Turritopsis nutricola, che è in grado di tornare allo stadio di polipo dopo aver raggiunto la fase di medusa adulta, e per questo viene chiamata la medusa immortale. Ci sono poi delle eccezioni, ovvero delle specie, come la Pelagia noctiluca e la Stigio medusa gigantea, in cui si manifesta solo la forma medusale. In altre invece solo quella di polipo, ed è il caso dei gelenterati della classe degli Antozoa, di cui fanno parte ad esempio i coralli e le anemoni di mare. Anche in alcune specie di idrozoi la forma medusale manca del tutto, e in essi è il polipo a produrre i gameti, come nel caso dell'idra verde, che vive nelle acque dolci dell'Eurasia. Sempre nella classe degli idrozoi, ma più precisamente nell'ordine dei sifonofori, troviamo la famosa caravella portoghese, che è formata da più polipi uniti fra loro, quindi ecco perché non è una medusa. Questi nascono per gemmazione, ma rimangono a stretto contatto e si specializzano in compiti diversi, tanto da diventare di fondamentale importanza l'uno per l'altro. Infatti, c'è chi è responsabile di far galleggiare e spostare l'intera colonia. C'è chi si occupa della produzione e rilascio di gameti per la riproduzione, chi dell'approvvigionamento alimentare, ovvero i tentacoli, e chi invece della digestione. Tutto quello che viene digerito dai polipi aventi quest'ultima specializzazione finisce nel tronco centrale, e in questo modo anche gli altri componenti della colonia possono attingere ai nutrienti. Altri sifonofori presenti nel mar Mediterraneo sono la fisofora idrostatica e la vedella comune o barca di San Pietro. Per il momento è tutto, ma vi aspetto al prossimo appuntamento. Un saluto e a presto!